storia in giallo di Antonella Ferrera. Caterina Sforza. Roma, anno 1501. A Castel Sant'Angelo vive una delle donne più importanti d'Italia. È imparentata con gli Sforza, i Medici, i Riario, i Della Rovere. Una sorella è imperatrice del Sacro Romano Impero, eppure questa donna è segregata nelle carceri della fortezza. Il suo nome è Caterina Sforza. Madame, siete libera. Generale D'Allègre, proprio voi. Secondo la legge francese, come donna, non dovreste neppure trovarvi qui. Eppure non avete esitato a rinchiudermi. Vi siete fidato della parola di un Borgia. Mi è stato detto che avete provato ad avvelenare il Papa. Il veleno è l'arma di chi vi ha fatto questa calunnia. Io non sono codarda. La grande parabola che ha fatto di Caterina Sforza una leggenda vivente comincia molti anni prima, proprio lì, a Castel Sant'Angelo. È il 1484. Caterina ha 21 anni, figlia illegittima di Galeazzo Maria Sforza, è la moglie di Girolamo Riario, nipote di Papa Sisto IV, capitano generale della Chiesa e signore di Forlì e di Imola. Girolamo è un uomo influente, ma è anche tirannico, inetto e malvoluto. Il suo potere a Roma regge fino a che dura il pontificato dello zio. Poi, quando questi muore... Per sua fortuna, quando il palazzo viene preso d'assalto, Girolamo si trova con Caterina e alcune fedeli milizie fuori città. L'hanno saccheggiato e distrutto. Un disastro. È inutile che ti disperi. Piuttosto, se vuoi mantenere il tuo rango, almeno quello, pensa a fare qualcosa. E cosa? Il Sacro Collegio ci vuole qui. Ci vuole qui per tagliarci fuori dall'elezione del nuovo Papa. Noi dobbiamo tornare in città e riprenderci Castel Sant'Angelo. Se non lo fai tu, lo farò io. Lo farò per il figlio che porto in grembo. Donna colta, battagliera e già avvezza ai giochi di potere del suo tempo, Caterina parte con un manipolo di fedelissimi. L'effetto è immediato. Il Vaticano manda un emissario. Il Sacro Collegio vi ordina di sgomberare la fortezza. Impossibile. Il defunto Papa la affidò a mio marito, con l'impegno di riconsegnarla dopo l'elezione di un nuovo pontefice. Pensate forse che verrà eletto con voi qui, armata, a due passi dal Vaticano? È quello che Caterina spera e tiene duro. Ma gli alti prelati della Chiesa scoprono che Girolamo è assai più malleabile di lei. Gli sono stati offerti 8.000 ducati e la possibilità di mantenere il titolo di capitano generale della Chiesa, nonché di vicario di Forlì e di Imola, a patto che lasciate Roma. Non basta. È con me che dovete trattare. Non più. Vostro marito è pronto a ripudiarvi se non doveste accettare. Costretti ad abbandonare Roma, i Riario ritornano nei possedimenti di provincia, ma per quanto Forlì sia piccola, è un punto di snodo cruciale tra il nord e il centro Italia, e le più grandi potenze italiane come Firenze, Venezia, Milano e Roma guardano alla signoria romagnola con brame malcelate. Anche per questo Girolamo deve far fronte a più di una congiura, e a peggiorare le cose c'è la sua impopolare gestione del potere che gli rende ostile buona parte dei sudditi. Alla residenza ufficiale di Forlì preferisce Imola, dove si sente più sicuro. Puoi solo recriminare contro te stesso. È colpa tua se ti vogliono morto. Non fai che disprezzarmi. Vuoi forse tu il comando? Signore,
Signore, a Forlì è scoppiata una rivolta. La gente in piazza urla, chiesa, Ordelaffi, San Marco. Lo sapevo. E adesso, mia signora, cosa suggerite di fare? Caterina parte per Forlì la sera stessa. Catturati i rivoltosi, conduce personalmente gli interrogatori e per la prima volta è lei a firmare le sentenze. Ordina che le teste dei giustiziati vengano portate in giro per le strade e che i corpi siano appesi alle porte della città come monito. Ma la tensione non si placa. I ricchi, che Girolamo prova a tassare per riacquistare il favore del popolo, si convincono che l'unica soluzione sia di riprovare a ucciderlo. È il 14 aprile 1488. Palazzo della Signoria, Sala delle Ninfe. Dopo cena, Girolamo riceve uno dei creditori, Checco Orsi e alcuni suoi uomini. Entra, vieni avanti. Qualcosa da dirvi, signore. Forza, parla. Cosa fai lì impalato? Faccio giustizia! Ah! Veloce! Buttate il corpo dalla finestra, poi cercate la contessa! Ignara di tutto, Caterina in quel momento si trova con i figli in un'altra ala del palazzo. Libertà! 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 Che cos'è questo baccano? Sono dei rivoltosi in piazza. Si accaniscono contro il corpo del conte. Mia signora è stato pugnalato. Presto! Chiudi la porta! Dovete mettervi in salvo, contessa. Dite, che posso fare per voi? Esci da questa parte e corri alla Rocca di Ravaldino. Devi dire al castellano Tommaso Feo di chiedere soccorso a Bologna e Milano. Fa presto! Caterina viene catturata assieme ai figli e il palazzo saccheggiato. Ma per quanto i congiurati sembrino avere il controllo della città, le rocche sono ancora in mano ai suoi fedelissimi. Decidono di portarla incatenata sotto la rocca di Ravaldino per trattare la resa. La uccideremo se non lasciate il palazzo! Il castellano Tommaso Feo però non ci sta. La rocca mi è stata affidata da Dio e la consegnerò solo ai figli di Caterina e di Girolamo Riario. Contessa! Ditegli di abbassare il ponte levatoio o la pagherete con la vostra vita! Ammazzatemi pure, se pensate vi serva! I congiurati prendono tempo. Caterina invece ha già un piano e grazie a un messaggero riesce a comunicarlo a Tommaso Feo. Così il giorno dopo, quando i suoi carcerieri la riportano sotto la rocca a trattare la resa... Accetto! Ma voglio saldato il mio salario e una lettera di ben servito che la contessa mi deve consegnare di persona, qui, dentro il castello! È un giochetto da bambini! Ci prendete per degli stupidi? Aspetta! Abbiamo in ostaggio i suoi figli. Accettiamo. D'accordo. Contessa, andate pure. Ma avete 3 ore di tempo. Caterina entra nel castello e non per portare a Tommaso Feo alcuna lettera di benservito. Fate armare i cannoni e le armi da lancio. Poi puntate l'artiglieria sulla città. Ai vostri ordini. Dopo aver atteso invano il ritorno di Caterina, i congiurati portano i figli sotto le mura. Uscite o li ammazzeremo tutti! Caterina a quel punto si affaccia, si alza il vestito e si tocca il pube. Fate quel che vi pare dei miei figli! Ho qui lo stampo per farne altri! I congiurati, sbigottiti, desistono e scrivono a Lorenzo de' Medici per chiedere aiuto. Intanto la nobildonna non rimane a guardare. Thank you.
messo a ferro a fuoco la città. Dobbiamo assaltare la rocca. E come? È inespugnabile. Devono cercare altrove altri rinforzi. E la notizia giunge fin dentro la rocca di Ravaldino. Arruolano soldati in città e sono riusciti a prendere le rocche di Schiavonia e Forlimpopoli. Cos'altro? Bologna e Milano ci avevano promesso soldati. Sì, 12.000 uomini sono fermi a Cosina e con loro 400 saccomanni. Intanto i congiurati prenderanno la città. Dobbiamo fare qualcosa. Che circoli voce fra la gente che mi vendicherò sull'intera popolazione se non li caccerà immediatamente. Ai congiurati non resta che fuggire e nascondersi. Trenta aprile 1488, festa di San Mercuriale, patrono di Forlì. Caterina assume il potere della città per conto del figlio minorenne Ottaviano. Ordina che il bottino sottratto al palazzo venga immediatamente restituito e fa redistribuire i beni dei suoi nemici tra i poveri. Poi, per scovare e punire i ribelli, elegge a Bargello un certo Babone da Castel Bolognese. Un cronista dell'epoca lo descrive così. Pareva un turco. Orribile da vedere, grande di statura, grosso di persona, crudele nei fatti, con quegli occhi, quei capelli torti, bistorti, sudici, brutti. Babone non ha pietà. Fa uccidere non solo i congiurati, ma anche i loro parenti e amici. I condannati vengono impiccati, i loro corpi smembrati dalla folla. Abbiamo trovato il padre dei fratelli Orsi che si nascondeva in un convento. Lo dovevate vedere, mia signora. Ha 85 anni che malediceva i figli. L'ho fatto guardare mentre distruggevamo la sua casa. Poi l'ho trascinato a coda di cavallo per la piazza. La gente ha visto? Un uomo si è addirittura buttato sul cadavere e gli ha strappato il cuore. Va bene, basta così. Contessa, c'è ancora lavoro da fare. Ci sono i Voltagabbana. Quelli che schiamazzano più forte di tutti contro gli impiccati. Prima stavano con loro. E poi ci sono anche uomini di chiesa che erano coinvolti. No, queste esecuzioni serviranno da avvertimento. A 25 anni, Caterina è l'indiscussa signora di Forlì. Promuove leggi a favore del popolo, ma impone anche regole severe di condotta. Ne segue un periodo tranquillo in cui può dedicarsi all'educazione dei figli, alle sue passioni per la caccia e l'equitazione, ma anche per le erbe e il giardinaggio. Sto scrivendo un ricettario di pozioni e lozioni di bellezza. Ne fate un ottimo uso, se un umile scudiero può dirvelo. Si dice che per le vostre pozioni consultiate anche degli alchimisti. Sentiamo, che altro si dice sul mio conto? Si parla del pozzo nel maschio del vostro castello. Continua, non avere paura. Si dice che vi gettiate gli amanti che non vi hanno soddisfatta. L'umile scudiero è il 22enne Giacomo Feo, fratello del fedele castellano Tommaso. A Forlì non lo si può dire, ma nelle corti d'Italia si comincia a mormorare che Caterina abbia una relazione con quel giovane di basso rango. Paradossalmente, è la vicinanza del fratello Tommaso a irritarla e a farla sentire osservata. Così idea un piano. Gli chiede di accompagnarla nel parco dove cura le sue piante. Tommaso non vorrebbe lasciare la rocca incustodita, ma Caterina fa disporre che sia Giacomo a prendere il suo posto. Poi, finito il giro... Ora voglio che mi accompagni ai miei alloggi. A vostra disposizione, mia signora. Si fa condurre sino in camera da letto. Non essere timido. Vieni qui. Lì c'è un altro fedele della contessa ad attenderli. Tommaso Feo, sei in arresto per oltraggio e mancato rispetto delle consegne di Castellano. Contessa, spiegategli voi. Addio, Tommaso.
Caterina fa avanzare di grado Giacomo e in segreto lo sposa. Ha però problemi ben più seri che nascondere le sue nozze. Se sul fronte interno tenta di sostenere i bilanci con una forte lotta all'evasione, le minacce esterne sono molto più complicate da fronteggiare. Nel 1492 muore Lorenzo il Magnifico, grande artefice dell'equilibrio degli stati italiani. E quando Carlo VIII, re di Francia, avanza pretese sul regno di Napoli, l'Italia si spacca. Firenze si allea con Napoli, mentre Ludovico il Moro, zio di Caterina, si allea con piccole signorie del nord per appoggiare i francesi. Ma ha escluso noi dalla sua lega! Ludovico ha congiurato contro di me fin dall'inizio. Non possiamo allearci con Milano. Giacomo, vuoi forse metterti contro i francesi? Si dice che dispongano di armi nuove e potentissime. Ho già deciso. Per adesso ci dichiariamo neutrali. Intanto potenziamo le nostre difese. Instaura febbrili trattative con le forze in campo e quando le truppe napoletane raggiungono le sue terre, permette di attraversarle a patto che offrano protezione in caso di ritorsione francese. A quel punto, insieme a Giacomo, si trasferisce a Imola, vicino al punto in cui i due eserciti stanno per fronteggiarsi. Sembra che si limitino a studiarsi. Che facciano quello che vogliono. A me interessa salvare le mie terre. I francesi invece assediano e conquistano Mordano. E Caterina non ottiene il sostegno promesso dai napoletani. Ma ronde armate sotto la guida di Giacomo Feo riescono da sole a presidiare le mura di Forlì. Là, quei due stanno scalando le mura! Dopo 20 giorni, gli invasori se ne vanno. Ciò rafforza il suo amore per Giacomo Feo. Anche se sono molti a pensare che l'abbia plagiata e che tenga in pugno anche il figlio di lei, Ottaviano, qualcuno organizza un agguato. È il 27 agosto 1495. Giacomo, Caterina e Ottaviano tornano da una giornata di caccia. Entrati in città, al ponte dei Brughieri, vengono salutati da 7 uomini. Contessa, conte. Uno di questi, Gian Antonio Ghetti, afferra le briglie del cavallo di Giacomo. Ehi, che ti prende? Forza, ora! Oh, cosa? Giacomo viene trapassato da parte a parte con un colpo di lancia. Cade a terra, gli altri gli sono addosso per infierire su di lui. Muori! Caterina, seppure sconvolta, riesce a fuggire col figlio verso la rocca di Ravaldino, mentre i congiurati risaliti a cavallo li inseguono. In realtà, Ottaviano stesso è coinvolto nel piano e Caterina l'ha già intuito. Madre, Giacomo era un despota. Cosa ne sai tu di come si governa? Credetemi, i congiurati sono dalla nostra parte. Hanno fatto un grosso errore a pensarlo. E tu? Tu non hai capito niente di tua madre. Far rinchiudere il figlio in isolamento. Se la vendetta inflitta anni prima per la morte d'un marito che non stimava era stata feroce, quella che scatena per l'uomo che amava è implacabile. Vengono uccisi i congiurati, le loro famiglie, i presunti fiancheggiatori, non risparmia neppure le donne e i bambini. La moglie di Gian Antonio Ghetti viene portata al famigerato Pozzo della Rocca. Sono incinta, ho due figli, abbiate pietà! Non ti preoccupare, i tuoi figli ti seguiranno! Caterina, come sempre, reagisce, anche a quel lutto. Amplia il giardino botanico, ristruttura il palazzo del comune, prosegue la lotta all'evasione. In politica estera stringe scambi commerciali con Firenze, ora in mano a Girolamo Savonarola. E così conosce e si innamora di Giovanni de' Medici. È detto il popolano, ma è un uomo colto ed elegante.
Presto viene ospitato negli appartamenti che erano stati di Giacomo Feo. Caterina lo sposa in segreto per evitare nuovi scalpori, ma il matrimonio dura poco. Questa volta è una malattia a portargli via l'uomo che ama. Intanto un altro pericolo incombe sul suo regno. Il nuovo re francese Luigi XII vuole invadere l'Italia e stringe un patto con il Papa. In cambio del suo appoggio aiuterà Cesare Borgia, figlio del corrotto pontefice, a costituirsi un proprio stato, proprio dove ci sono le piccole signorie di Romagna. Contessa, la bolla papale dichiara che è Cesare, il nuovo vicario di Imola e di Forlì. Che cosa? E con quali accuse verrei scalzata? Si parla di tributi non pagati. Papa Borgia non ha ritegno. Come quando offrì a Ottaviano la mano di quella avvelenatrice di sua figlia, Lucrezia. Caterina è senza alleati disposti ad aiutarla, ma non si scoraggia e prepara il contrattacco. Le fabbriche d'armi lavorano a pieno ritmo. Lei stessa recluta e governa i soldati. Voglio che abbattiate tutti gli alberi fino a un miglio di distanza intorno a Forlì. I nostri nemici non devono avere luoghi in cui nascondersi. Anche gli alberi del vostro giardino botanico? Radetelo al suolo e immagazzinate viveri in città, che bastino per 4 mesi. Imola viene preparata per l'assedio. È la prima a dover affrontare Cesare Borgia e il suo esercito di francesi e italiani. A Forlì, Caterina aspetta notizie degli scontri, ma le giungono ben altre nuove. La città ha deciso di aprire le porte agli invasori senza opporre resistenza. I francesi hanno ringraziato uccidendo gli uomini e violentando le donne. È impossibile! Resiste solo la rocca. Il castellano mi ha mandato a chiedervi che fare. Caterina abbandona Imola al suo destino. Spedisce figli averi a Firenze e poi convoca il consiglio di Forlì per discutere la situazione. Vi rinnoviamo la nostra fedeltà. Ma constatata la superiorità dell'avversario, sarebbe meglio arrendersi per evitare inutili carneficine. Anche vostro zio Ludovico ha preferito andarsene per tornare in un momento più opportuno. Non ce ne sarà uno per noi. Dimenticate le mire del Papa. Sì, ma valutando la sua età e la sua vita dissoluta, è possibile che muoia presto. Basta avere un po' di pazienza. Capisco. Non posso contare neppure su di voi. Decide di occuparsi unicamente della difesa della rocca di Ravaldino. Forlì, infatti, apre subito le porte a Cesare Borgia, ma 12.000 soldati e 2.000 tra cucinieri, palafrenieri, artigiani, preti, vivandieri, sarti, medici, giocolieri, si riversano violentemente dentro le mura. I francesi mettono a ferro e fuoco la città, mia signora. Guardate i vostri concittadini. Si sono comportati come prostitute per non patir danni. E ne hanno avuti il doppio. Comincia l'assedio della rocca di Ravaldino. I 12.000 di Cesare Borgia contro i 900 tra uomini e donne agli ordini di Caterina. Caterina, con indosso una leggera corazza, è sempre sulle mura della rocca accanto ai suoi. Qual è lo stato delle nostre difese? Ci scaricano contro 400 palle di cannone al giorno, ma di notte riusciamo a riparare i danni. Bene, ma attenti, mirate a quei guastatori. Scavano delle gallerie per far svuotare il fossato. L'assedio non si risolve e Cesare Borgia si presenta di persona sotto le mura della rocca per trattare. Grazie, ma non mi fido di un papa che senza pudore ha dichiarato il falso, che ero decaduta dal mio feudo. Per un soffio Caterina non riesce a far uccidere Cesare Borgia e quando viene a sapere che lui offre una taglia di 5.000 ducati per chi ucciderà lei e di 10.000 per chi gliela consegnerà viva, rilancia ponendone una uguale sulla sua testa.
La sua fama cresce a Forlì tra i sudditi che l'avevano tradita e anche oltre i confini della sua signoria. Qualcuno finalmente le giunge in aiuto. Un giorno appaiono 40 pellegrini sotto le mura della rocca. Sono fiorentini camuffati! Fateli entrare! È un esile contingente mandato da Firenze, che ne aveva promesso uno 10 volte più grande. Ma la beffa di essere sfilati sotto gli occhi ignari di Cesare Borgia è già una vittoria. E non è la sola notizia positiva. A Milano dicono che Ludovico il Moro stia scendendo in Italia con l'aiuto dell'imperatore di Germania. Su col morale, allora. Oggi canteremo e suoneremo fino a notte fonda. Là fuori devono sapere che non li temiamo. Cesare Borgia però non cede. Cannoneggiate con la luce e col buio! E questo è il punto di svolta. Dopo 6 giorni e 6 notti, 2 brecce si aprono nella rocca e le macerie riempiono parte del fossato rendendolo quasi guadabile. Portate i cannoni nel cortile! Preparatevi alla difesa finale! La preponderanza numerica degli assalitori ha la meglio, ma fino all'ultimo Caterina viene vista con una tunica giallo leone e la spada in pugno combattere in mezzo alla mischia. Finirà a Roma, nelle tetre prigioni di Castel Sant'Angelo, e sarà il comandante d'Alegre, che aveva combattuto contro di lei per Cesare Borgia, a liberarla. Caterina Sforza morirà nel 1509, non senza avere dedicato gli ultimi anni a infondere tutto il suo spirito all'ultimo genito, figlio prediletto, colui che diventerà l'ultimo grande condottiero, Giovanni dalle Bande Nere. Buongiorno a tutti da Antonella Ferrere, ben ritrovati alla Storia in Giallo. Oggi è con noi, per parlare di Caterina Sforza, Roberto Casalini, editore e scrittore, grande conoscitore della storia della Romagna. Buon pomeriggio, Casalini. Buon pomeriggio a lei. Senta, cominciamo dall'infanzia di Caterina Sforza, se di infanzia si può parlare, visto che si sposò soltanto 9 anni. Mi parrebbe di dire che, intanto, per i tempi ai quali facciamo riferimento, infanzia davvero non esisteva per nessuno, nel senso che il Rinascimento elaborò una prima idea dell'infanzia, basti pensare a una figura luminosa come quella di Vitorino da Feltre. L'infanzia di Caterina è l'infanzia di figlie di nobili di quel tempo, tra l'altro da questo punto di vista una infanzia dorata, era figlia di Galeazzo Maria, a sua volta figlio di Francesco Sforza, signore di Milano, che l'aveva avuta da Lucrezia Landriani, una dama di corte come molte ce n'erano in quel tempo, ad alimentare di figli naturali le famiglie signorili dell'epoca. Venne allevata da 2 nonne straordinarie, tra l'altro 2 quarantenni e quindi molto giovani e capaci perciò di battere in consonanza con il loro tempo. L'una era Bianca Maria Visconti, la nonna paterna, e l'altra era Bona di Savoia, oltretutto allevata alle corti parigine, moglie legittima di Galeazzo Maria. Credo si sia trattato di una bella stagione. E poi, come accadeva alle bambine figlie di nobili di quel tempo, fu promessa sposa molto presto, in questo caso ad un giovane di 25 anni, Girolamo Riario, che era in ogni modo nipote di Sisto IV della Rovere, che la sposò quando Caterina aveva
9 anni. Ecco, è questo che è sorprendente. Noi abbiamo oggi una sensibilità straordinaria nei confronti dei bambini e dell'infanzia. Allora era d'uso fare così, sposare una bimbetta a 9-10 anni e permettere che il marito ne raccogliesse immediatamente il frutto. Che rapporto c'era fra i due? Tenga conto che intanto c'era la differenza tra un 25enne e una bambina di 9 anni stuprata a quella età. Sì. E che Caterina se ne stette a Milano fino al 14° anno di età, perché soltanto 4 anni dopo raggiunse Riario a Roma. Il rapporto, per tutto quello che ne sappiamo, è un rapporto, voglio dire, di molta lontananza, di molta freddezza, anche perché il temperamento dei due era davvero diverso: irrisoluto, debole, dubitoso, capace più spesso di tramare che non di governare Girolamo Riario, e invece immediata, istintiva, anche violenta, anche crudele, comunque decisa nella sua capacità di intervento, Caterina Sforza. Basti pensare al caso della presa di Castel Sant'Angelo da parte di Caterina. Sì. C'è una lotta tra i Colonna e i Savelli da una parte, che erano due potenti famiglie romane, e dall'altra parte Riario. Riario non interviene dopo la morte di Sisto IV in un quadro nel quale rischiava di perdere ogni prebenda e ogni potere. Si muove invece Caterina Sforza, che ha tra l'altro 21 anni. Caterina occupa Castel Sant'Angelo e da questa posizione di forza riesce ad ottenere il mantenimento quantomeno della signoria di Imola e di Forlì per il suo marito. Questo è un episodio chiarificatore della differenza di temperamento tra i due, assolutamente diversi tra di loro. Ecco, lei tra l'altro combatté anche più volte a fianco dei suoi soldati. Era una cosa insolita per un regnante, per una regnante, soprattutto donna di quel tempo? Direi di sì. Per quel che io ne so, c'è un'altra grande, straordinaria figura di donna, almeno nella storia della Romagna. Dunque, Caterina Sforza interviene a Castel Sant'Angelo quando è 21enne. Interviene più tardi, quando Cesare Borgia pone l'assedio alla Rocca di Ravaldino, che è la fortezza di Forlì. Caterina è in armi, esattamente come un maschio. La stessa cosa è accaduto nella Rocca di Cesena in un tempo di non molto precedente, ma insomma, a Cia degli Ubaldini, che era una moglie di Ordelaffi e che difese la Rocca di Cesena anche contro il parere del padre, che intervenne per convincerla alla resa. Insomma, due Virago che seppero davvero comportarsi tra armati, in armi, come soldati di ventura, di lunga esperienza. Senta, noi stiamo parlando di una giovane donna che era considerata bellissima. Esistono ritratti originali che la mostrano? Come dobbiamo immaginarcela? Questa è una bella domanda, perché tutti gli storici, i cronisti del tempo la descrivono bellissima. Non, tra l'altro, coloro che potevano essere sollecitati da ragioni cortigiane. Il valore della bellezza di Caterina era proclamato anche da testimoni lontani che non avevano nulla a che fare con la corte forlivese. Ad esempio il bergamasco Felice Foresti, lo ricordo bene perché mi ha colpito la secchezza del suo giudizio, diceva che era tra le donne più belle del suo secolo. Com'era? C'è un quadro conservato nella Pinacoteca Civica di Forlì, è un quadro di Lorenzo Di Credi, che è stato considerato per secoli il ritratto di Caterina Sforza, che rappresenta una giovane donna. Oggi il quadro è intitolato La Dama del Gelsomino. Rappresenta una giovane donna di una bellezza straordinaria, molto somigliante alla Gioconda di Leonardo da Vinci. Tant'è che i forlivesi, gli amanti di Caterina, insomma, quelli che poi si divertono a celebrare le glorie del nostro territorio, hanno pensato che Lorenzo, nel dipingere la Gioconda, si fosse ispirato a Caterina. Se posso dirla a Spanelli Lungo, una balla, insomma, una sì, bella leggenda, sì, che ci consola, perché Caterina era molto lontana dalla figura eterea della Dama del Gelsomino, che è ancora più eterea della Gioconda di Leonardo. Caterina era di taglia grossa, di volto forte, insomma,
era la nipote di Francesco Sforza. Gli Sforza presero questo nome proprio per la forte complessione del loro fisico. Ecco, credo che fosse considerata bellissima perché corrispondeva agli ideali estetici di quel tempo, insomma, di donne che dovevano essere, potessi dire una volgarità, direi da pasto, e cioè appunto di corporatura significativa. D'altro canto le vediamo anche in molte rappresentazioni dei pittori del Cinquecento. Senta, Caterina Sforza fu molto famosa anche per i suoi amori. Si narra addirittura che avesse un pozzo nella rocca dove buttava gli amanti che, come dire, non l'avevano soddisfatta. Antonella, lei è stata al castello degli Odescalchi a Bracciano. Molti anni fa. Io ci sono stato l'estate scorsa e ho scoperto di un pozzo nel quale la castellana gettava i suoi amanti di una notte. Guardi, questa storia di un pozzo di lame nei quali venivano gettati gli amanti è davvero una leggenda. Caterina era un'amatrice vigorosa, questo sicuramente, e di quelle che si lasciava coinvolgere da molte occasioni. Mi pare di dover dire era davvero una campionessa del carpe diem, conosceva il chi vuole essere lieto sia di Lorenzo il Magnifico, e quindi si abbandonava molto spesso e molto rapidamente alle avventure amorose, ma no, non ammazzava nessuno dei suoi amanti. Senta, c'è un altro aneddoto, insomma un'altra leggenda su di lei che voglio ricordare per gli ascoltatori. Appunto, si racconta di quando mostrò il sesso a dei congiurati che volevano uccidere i suoi figli, dicendo loro che avrebbe potuto farne degli altri. Ecco, appunto, è leggenda o accadde sul serio? Dunque, se Machiavelli è degno di fede, accade sicuramente, e se sono degni di fede i cronisti di quel tempo. Sì. Machiavelli ne dà testimonianza nei discorsi sopra la prima decca di Tito Livio, dove dice per l'appunto che minacciati di morte i suoi figli, lei si sollevò le vesti e si prese il pube tra le mani e dice: fatte pure, io ho lo strumento per farne altri. Sai, il contesto era quello della congiura degli Orsi, in cui Riario e Caterina furono lì lì per perdere la signoria, e quindi in una situazione pericolosissima. Ecco, come accade che appunto fallì la congiura degli Orsi? Dunque, gli Orsi intanto erano nobili fornivesi che ebbero, come dire, altri complici, sì, ovviamente, e che speravano sia nel sostegno di Lorenzo il Magnifico, che ce l'aveva con il Riario da lunghissima data, perché il Riario erano stati coinvolti nella congiura dei Pazzi, e c'era molto probabilmente il sostegno di Innocenzo III da Roma, e c'era il sostegno degli Ordelaffi che tentavano di rientrare in città. Gli Orsi sono una famiglia nobiliare forlivese, si alleano con altri nobili forlivesi perché il Riario pretendeva tributi aggiuntivi per costruire il Monte di Pietà e aiutare così le classi meno abbienti. Insomma, entrarono nel suo palazzo perché avevano come i nobili il diritto di accesso, e mi pare nell'aprile dell'88 lo pugnalarono. Lo pugnalarono, guardi, con un seguito che è davvero di una ferocia inaudita, per noi difficile da comprenderlo, perché lo ammazzarono con un colpo di pugnale, lo tirarono fuori da sotto la tavola sotto la quale si era rifugiato negli spasimi della morte e finirono per crivellarlo di pugnalate. Lo gettarono in piazza, dove la popolazione ne fece scempio mentre la città veniva brutalmente saccheggiata, quindi un ammazzamento terribile. Perché, lei mi chiedeva, perché fallì la congiura, sì, degli Orsi? Perché anche sotto la minaccia degli Sforza di Milano, e forse anche di Venezia, ci fu il timore dei medici che non intervennero e quindi lasciarono la congiura alla sua forza indigena. Non intervenne nessuno, nemmeno il cardinale Savelli, che da Cesena era accorso a Forlì per ricevere la restituzione dello Stato sotto la diretta giurisdizione della Chiesa, perché a sua volta aveva timore dei cardinali romani che erano legati a Riario e che potevano, come dire, troncargli la carriera. In questa situazione i congiurati commisero l'errore mortale di permettere a Caterina Sforza di entrare nella rocca di Ravaldino, dove c'erano i fedeli di Riario a tenere quella fortificazione, e da quella rocca Caterina
violenta. Per vendicarsi dei congiurati, Caterina diede poi mano libera a un certo Babone. Ecco, chi era quest'uomo? Che metodi usava soprattutto? Dunque, Babone veniva da Castel Bolognese. C'è un cronista del tempo che lo descrive come un turco orribile e fero, un Marcantonio che fu nominato Bargello da Caterina e dunque avente pieni poteri nel ramo della giustizia. Mi chiedeva dei metodi di Babone. Senta, Babone dà il via sotto il comando di Caterina, badi, quindi non attribuiamo a Babone se non la funzione di esecutore della volontà di Caterina, che era ferocissima nelle sue reazioni. Babone mise in moto un macello, uno dei più terribili macelli della storia della Romagna, una vera carneficina che durò per diversi giorni, almeno 2 settimane. Per 2 settimane Forlì fu corsa da polizia sforzesca che buttava fuori delle case complici e congiurati, li trucidava a furia di pugnalate, li appendeva ai cappi, li gettava nella piazza perché fossero l'esercizio della crudeltà del popolo. Vennero fatti a pezzi tutti, nel senso che si tagliava la testa, si spargevano le viscere per la piazza, i corpi erano recisi, divisi e abbandonati ora alle porte della città, ora lungo le strade. Le ripeto, un macello orribile. Se ho tempo per dirlo, lei pensi alla morte di Andrea Orsi. Era un vecchio di 85 anni che oltretutto si era opposto al figlio titolare della congiura. Gli aveva mostrato che sarebbe stata la fine degli Orsi. Questo sventurato fu preso, gli sputarono in faccia, lo coprirono di lordura, lo costrinsero ad assistere alla distruzione del suo enorme palazzo, un palazzo grande quanto una grande piazza. Poi lo portarono nella piazza centrale di Forlì, lo legarono su una tavola con il capo in giù e i piedi dalla parte del cavallo che doveva trascinare questa specie di carro indiano e gli fecero fare per 3 volte il giro della piazza. Naturalmente arrivò morto alla fine dei 3 giri. I 3 giri erano i 3 giri che facevano i signori quando entravano a Forlì. A lui, per una beffa feroce, fecero fare 3 giri per finire di ammazzarlo. Un elemento straordinario che non è leggenda perché quantomeno è documentato da tutti i cronisti del tempo. Fu alla fine di questo macello squartato e smembrato e addirittura uno dei carnefici gli trasse il cuore dal petto e dicono i cronisti il cuore fu azzannato. Il cronista testimone di questa vicenda dice: bada lettore, questo che ti racconto è esattamente la verità. Senta, però le vendette di Caterina erano terribili, ma seppe anche governare con molta saggezza. Ecco, quale fu il suo rapporto con i sudditi? Dunque, la saggezza. Intanto, quando Riario e Caterina arrivarono in Romagna, sicuramente compirono alcuni fatti rilevanti. Per esempio, su Imola intervennero con opere pubbliche che qualificano ancora oggi quella città tra Romagna ed Emilia. E a Forlì la loro politica fu, almeno sul principio e poi anche in alcuni episodi successivi, di un contenimento delle gabelle e quindi conquistandosi sia il favore dei nobili sia il favore del popolino, che tra l'altro fu aiutato perché arrivò addirittura il momento nel pieno della signoria di Caterina Sforza in cui Forlì vendeva grano a Firenze che ne aveva bisogno e questo naturalmente significava ricchezza per il nostro territorio. Anche a Forlì dette vita a opere pubbliche che sicuramente, come dire, vivacizzarono l'economia del luogo. E l'impressione che io ho, ma è l'impressione di un lettore di poesia più che di uno storico, è che Caterina sia amata più dai forlivesi di oggi che non dai forlivesi di allora. Alla fin fine governava una città tra umanesimo e rinascimento, che veniva governata ovviamente e inevitabilmente col pugno di ferro. Voglio dire, non so fino a che punto fosse amata e mi pare di dire che fu più terribile nella violenza che non acuta e ponderata nel governo della sua signoria. È comunque una donna straordinaria, come è evidente. Senta, veniamo invece alla congiura che portò alla morte del secondo marito di Caterina, Giacomo Feo. Questa congiura vide un complice all'interno della famiglia, che era il figlio di Caterina, no? Esatto, il figlio primogenito, Ottaviano.
Giacomo Feo era fratello di Tommaso Feo, che era il comandante della Rocca, un fedelissimo dei Riario. Aveva 20 anni quando Caterina se ne innamorò. Faceva lo stagliere, in buona sostanza. Caterina se ne innamorò, dicono tutti i cronisti, perdutamente. Insomma, sta di fatto che Giacomo Feo, che in tutta evidenza non aveva il senso del limite, finì, anche perché incoraggiato dalla disponibilità di Caterina, per diventare addirittura il governatore generale della signoria e quindi per assumere un potere straordinario, un potere al quale giunse addirittura con la cacciata del fratello, complice ovviamente Caterina. Ecco, in questa situazione Ottaviano naturalmente si preoccupò, ma si preoccupavano anche i parenti sforzeschi a Milano, perché pareva davvero che Caterina avesse totalmente, completamente perduto la testa. Andarono a caccia Giacomo Feo e Caterina e una parte della corte, e rientrando a Forlì, agosto del 1495, sette di loro aggredirono la carovana dei rientranti, pugnalarono Giacomo Feo. Tra i sette c'erano due preti, mentre invece Ottaviano e il fratello erano rimasti a casa, se ne erano stati al chiuso lontano. I sette probabilmente speravano che ci fosse una sollevazione di popolo a favore di quello che avevano commesso. Non accade assolutamente. Caterina dette il via alla caccia. La caccia fu rapidissima, durò qualche giorno. Andarono anche a prendere uno dei preti che si era rifugiato a Ravenna, lo torturarono per 7 giorni, alla fine lo impiccarono, ma tutti finirono ammazzati, le loro case distrutte, i loro beni rapinati, saccheggiati dalla popolazione. Insomma, Caterina non intervenne sul figlio, fortunatamente, per carità di Dio. Non lo rinchiuse? Sì, lo rinchiuse, ma fu più Ottaviano che si rinchiuse per evitare le sue ire immediate. Insomma, ci fu ovviamente chi badò a tenerli distanti un poco l'uno dall'altro. Senta, Caterina Sforza si interessò molto anche di alchimia, di erbe, curava un suo orto botanico, scrisse anche un libro. Sì. L'orto botanico è una delle opere positive di Caterina a Forlì. Il libro è, diciamoli pure, Esperimenta, via, che così è più semplice. Sono 471 ricette, esperimenti, capitoletti di erboristeria a fini cosmetici. Caterina teneva molto alla ricerca di erbe che potessero, come dire, rendere vellutata la sua pelle, a fini cosmetici e a fini medicinali. Tenga conto che dentro quel libro ci sono 30 ricette per veleni fulminanti. Questa presenza in un trattato di medicina e di cosmesi di 30 veleni fulminanti è curioso. Infatti, insomma, però è da Caterina. È da Caterina, esatto. E la cosa interessante, insomma, per noi che guardiamo da 4 secoli di distanza, è che in quel libro di Caterina c'è molta della scienza del Rinascimento, e questo che è sorprendente, è bello, perché Caterina non soltanto ricavava le sue ricette dall'orto botanico in cui lavorava, quindi uno scienziato sperimentale, insomma, ma anche dalle conoscenze e dai rapporti che aveva con i medici, gli speziali, gli alchimisti, gli erboristi, i barbieri, compresi anche i ciarlatani, naturalmente. Perché dico interessante? Perché è la tipica scienza del Rinascimento, quella nella quale si pone sullo stesso piano l'astronomia e l'astrologia, la cabala, la magia, lo studio delle fasi lunari, per cui le erbe funzionano se sono raccolte, che so, nel plenilunio o in un'altra ora lunare, e non funzionano invece se non si rispettano anche queste regole. Ma davvero è un libro che ci aiuta a capire qual era il volto della scienza del Rinascimento. Senta, Machiavelli incontrò Caterina Sforza. Che trattativa ci fu tra i due e chi ne uscì vincitore, se così si può dire? Se lei mi dice chi ne uscì vincitore, le dico la romagnola per 2-0. E questo naturalmente mi riempie di stupidissimo orgoglio. Insomma, Caterina Sforza, nipote lontana di un
grande condottiero nato da noi che batte il grande segretario fiorentino, è davvero per i forlivesi quantomeno ragione di una grande soddisfazione. Ma niente, Caterina chiede che venga rinnovata per il figlio Ottaviano la condotta che era pagata dalla Repubblica Fiorentina e chiede che al figlio vengano riconosciuti 12.000 fiorini di compenso. Aggiunge però una cosa di fronte alla quale Machiavelli si abbocca con le autorità della Repubblica Fiorentina, non riceve risposte chiare, chiarificatrici che gli permettono di andare avanti e rinuncia. La richiesta era che nel caso in cui Luigi XII avesse attaccato Forlì, Firenze si impegnava a assumerne le difese. Dunque, chiedeva la condotta per il figlio, chiedeva la garanzia che Firenze proteggesse la signoria. Machiavelli non poté accettare. Il fatto è che questa è davvero una macchia nella carriera di Machiavelli. Il fatto è che Caterina un mese dopo ottenne direttamente dalle autorità fiorentine quel che aveva chiesto, e cioè la condotta per il figlio e la garanzia della protezione da possibili attacchi di Luigi XII. Questo è il primo rapporto. Il secondo era quello di meno clamorosa la sconfitta per Machiavelli, insomma. Caterina era pronta a garantire a Firenze 500 armati, chiedeva 18 soldi a soldato. Machiavelli era disponibile a dargliene 14, perché questo era l'ordine che aveva ricevuto ovviamente da Firenze. Caterina allora armò 500 dei suoi soldati, li schierò di fronte al segretario fiorentino per mostrargli che razza di soldati erano quelli per i quali chiedeva 12 soldi, e a quel punto Machiavelli mandò un dispaccio alla Repubblica Fiorentina per dire: guardate, diamogli 18 soldi perché truppe migliori di queste non ci sono da nessuna parte. Veniamo adesso a Cesare Borgia. Qualcuno scrisse che Caterina con lui difese meglio la sua fortezza che la sua virtù. E anche questa leggenda, o ci fu davvero qualcosa fra loro? Non lo so, non lo sa nessuno. Cosa trapela dagli scritti? Dagli scritti, veda, ci sono testimonianze, preoccupazioni. Il problema è che Caterina aveva 37 anni, è il 1500. Cesare Borgia ne aveva 25, la differenza d'età non poteva essere un problema né per l'uno né per l'altra. Forse il problema si risolve interrogando la psicologia, magari una psicologia elementare. Per Cesare Borgia poteva essere un ulteriore trionfo, piegarla anche in quel modo. Per la donna invece una nuova perla, la cinica sconfitta sul vincitore piegato dal fascino della donna. Però si tratta di dicerie, non c'è davvero ombra di prova che questo sia accaduto. Per lo storico forlivese che ha scritto per noi un bel libro su Caterina Sforza, è certo che la cosa è avvenuta e raccoglie tutti i rumori che nel tempo si diffusero per sostenere questa ipotesi. Ma io non ci giurerei, insomma. E come passò gli ultimi anni della sua vita, Caterina, dopo la resa a Cesare Borgia? Beh, intanto subito dopo la resa si fece un anno a Castel Sant'Angelo e la tirò fuori soltanto il re di Francia quando impose al Papa di liberare la vecchia signora di Forlì. E liberata dalle carceri papaline, Caterina andò a Firenze. Firenze che era odiata dal primo dei suoi mariti, ma città con la quale lei aveva sempre mantenuto ottimi rapporti. Andò a Firenze, impegnò gli ultimi anni della sua vita nella cura del suo trattato di erbe, nei rapporti epistolari con quanti le erano rimasti fedeli e soprattutto nella educazione dell'ultimo dei suoi figlioli, quello che era nato da Giovanni de' Medici, il Popolano, nel 1498, e al quale dette prima il nome di Ludovico, in ricordo dello zio Ludovico il Moro, e poi invece il nome di Giovanni, che era il nome del padre. E Giovanni, come lei sa bene, è niente meno che Giovanni dalle Bande Nere. Caterina morì il 29 maggio del 1509, aveva 46 anni, dicono i cronisti, aveva 46 anni nel punto della morte, la pelle di velluto, i capelli bianchi. Grazie Roberto Casalini per essere stato con noi e grazie a tutti voi per aver scelto ancora oggi la nostra compagnia. La Storia in Giallo torna sabato prossimo alle 14, ma non dimenticate l'appuntamento di domani alla stessa ora con Rosso Scarlatto.
Da Antonella Ferrera un saluto a tutti e una felice sera. La storia in giallo è un programma di Antonella Ferrera, a cura di Diana Vinci, collaborazione di Carlo Dell'Onte, regia del dibattito di Manuel De Lucia, musiche di Alessandro Molinari, realizzazione tecnica di Fiore Liborio, regia di Francesco Pannofino. Le voci di oggi erano quelle di Mario Bombardieri, Francesco Meoni, Francesco Pannofino, Alberto Rossatti e Cristina Boraschi nel ruolo di Caterina Sforza. Per riascoltare le puntate e per scriverci, visitate il nostro sito www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo, dove è attivo il servizio di podcasting. Il nostro indirizzo di posta elettronica è la storia in giallo@rai.it.